Ancora nella sede del Belvedere per il colpo a sensazione messo fatto dal DS Brizzi e dal presidente Lamentini, Nicola, trova te le parole per presentare chi è accanto a te. È un colpo da 90, un colpo che viene, diciamo, è la ciliegia delle ciliegie per quanto riguarda il mercato in entrata. È stata una trattativa importante, una trattativa che è stata giorno e notte elaborata in società con l'allenatore, con tutti i componenti e anche con la società d'appartenenza. È un colpo importante che va a ingrandire ancora le possibilità e tutto il potenziale del Belvedere. Entra a far parte di questa famiglia una persona con un passato estremamente importante, e questo però a noi non ci deve distogliere dal fatto che siamo una neopromossa, una società che ha moltissima ambizione, consapevolezza, ma allo stesso tempo è l'umiltà di lavorare giorno dopo giorno. Però ti dico, con i colpi presentati in precedenza e con chi hai accanto ora, sognare è d'obbligo. No, ma questo sì, questo noi proveremo a vincere tutte le partite, però dobbiamo essere consapevoli che siamo una neopromossa e che dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, e questo sarà la nostra, diciamo, la nostra forza quotidiana, insomma, andare a cercare di sorprendere tutto e tutti. Questo è un po' il nostro pensiero. Però ovviamente l'acquisto è un acquisto importantissimo, dove con grande orgoglio veramente lo riceviamo in sede. E niente, lascio la parola a lui e vi presento. Quindi, ladies and gentlemen, Andrea Ciolli. Andrea, ciao, buonasera. È un piacere averti alle telecamere di Grosseto Sport. Come affronti questa nuova avventura? Ma con grande entusiasmo, con grande umiltà, che è la cosa alla base di tutto. È stata una trattativa, tra virgolette, abbastanza veloce, perché comunque ci siamo piaciuti subito. Conosco diversi ragazzi che giocano, ho conosciuto il presidente, il direttore, l'allenatore, insomma. Non ho avuto dubbi. Ovviamente arrivo in un gruppo forte, in un gruppo già rodato, quindi... sicuramente entrerò in punta di piedi, cercherò di dare il mio contributo e la mia esperienza con la massima umiltà come detto il direttore, senza fare proclami, però insomma la nostra, credo, filosofia sarà quella del lavoro, quella che sicuramente porterà maggiori risultati. Poi alla fine insomma tireremo le somme, ma sono molto contento, è un'esperienza nuova, ma ti ripeto, la prendo con molto entusiasmo, con molta voglia di far bene, ecco. Noi ci conosciamo da un po' di tempo, so sicuramente l'apporto di esperienza e anche l'apporto tecnico che puoi dare a questa squadra, ma penso che sarai anche utile nella crescita dei fuori quota che in promozione sono fondamentali per raggiungere grandi risultati. Sì, come ti ho detto, entro in un gruppo forte e rodato, quindi sarò a disposizione, a completa disposizione sia dell'allenatore, della società e dei ragazzi, e cercherò di dare una mano a tutti, ai giovani sicuramente c'è da dare magari qualche consiglio in più, ma mi piace, no? Se mi piace l'ho sempre fatta e credo che insomma potrebbe, sicuramente i giovani saranno il valore aggiunto della squadra come in tutte le realtà, e comunque dai, sono contento, ecco, questo, sono contento e sereno, e questa è la cosa principale. Quindi Belvedere un punto per ripartire dalle buone abitudini, ossia vincere. Sì, noi il nostro obiettivo credo sarà quello di vincere tutte le partite, ne andremo ogni domenica per vincere, poi come ti ho detto poi le somme insomma le tireremo alla fine. Ecco. Io chiuderei questa intervista con un tuo ultimo pensiero su questo arrivo al Belvedere e un saluto magari anche ai tifosi del Grosseto. I saluti ai tifosi del Grosseto li saluto come sempre, insomma è stata una parentesi lunga, ricca di soddisfazioni, insomma che rimangono nella storia di questa società. Ora si è chiuso un capitolo importante, se ne apre un altro con molto entusiasmo, ripeto, con molta voglia, con molta anche felicità, perché è una cosa che mi stimola, una cosa nuova per me, perché è un passo importante, ma già dall'organizzazione, dalle persone che
formano questa società e lo staff tecnico, tutti, insomma, c'è molta preparazione e questo mi piace, quindi bene così, dai. Io vi ringrazio, a questo punto la consegna della maglia e facciamo un in bocca al lupo ad Andrea Scioli per la nuova esperienza al Belvedere. In bocca al lupo. Okay.